Gli ha fatto un bel dono il mio nonno. La mia famiglia, quando parlava da Biella, era bisogno mettersi vestiti come la domenica per andare una volta all'anno a Biella con i vestiti che sentiva il canfro. Quando vedo quel documento là, e dei documenti che non conoscevo, il matrimonio del mio nonno, il 1906, non l'avevo mai visto e mi fa molto commosso di trovarlo qua. Le conoscevo, ma differentemente, non sapevo che esistavano questi documenti che hanno trovato, è fantastico. Si vede proprio lo spirito imprenditoriale, uno che ha fatto le scuole classiche, ha fatto poi ingegneria e poi da ingegneria ha fatto il giornalista e poi ha fatto l'impresario per la sua vita e poi un fatto doloroso della sua vita gli ha fatto creare questa fondazione. E devo dire che è un bellissimo esempio di eclettismo, di variare, cioè non sempre fare lo stesso mestiere, ma si possono fare mestieri diversi in una vita, basta trovare la passione e trovare sempre il guzzolo buono, diciamo, al punto di soddisfazione nel fare le cose. E allora si fanno bene e con voglia. In questo caso è la storia di un biellese illustre che si è distinto all'estero e si è distinto nella cultura e nell'arte. E quando abbiamo saputo che Giannad avrebbe concesso a Biella le sue meravigliose fotografie di Henri Cartier-Bresson, abbiamo pensato di invitarlo a parlare al Bona, in particolar modo ai ragazzi dell'indirizzo turistico commerciale che appunto studiano storia del territorio, quindi era importante avere l'esperienza di Monsieur Giannad per i nostri ragazzi. Un ritorno, quello di Leonard Giannad a Biella, sempre partecipato e molto applaudito. Per il mecenate svizzero di origini biellesi, Cantone Giannad di Curino, è stata l'occasione per presentare la propria attività a una platea di giovani incuriositi nel sentire aneddoti di vita di un migrante di successo, che ha fatto fortuna ma che non ha mai dimenticato le proprie origini. Un modo come un altro per tramandare le tradizioni di una terra ricca di cultura. La mostra Un cammino verso il mondo di Giannad da Corino a Martigny nasce come mostra correlata alla mostra di Cartier-Bresson di Palazzo Gromolosa, come omaggio a Leonard Giannad, il mecenate svizzero fondatore della Fondazione Giannad di Martigny, che ha appunto imprestato la collezione di stampe di Cartier-Bresson alla città di Biella. La mostra nasce come una sinergia molto forte tra la fondazione stessa, in particolare lo spazio cultura di Via Garibaldi, l'Istituto Eugenio Bona di Biella, con cui la fondazione collabora ormai da anni, il DOCBI, Centro Studi Biellesi, che ha fornito consulenza scientifica e supporto anche per quanto riguarda le fotografie d'epoca di Curino, e la stessa Fondazione Giannad di Martigny, che ha prestato alcuni video e alcune fotografie. Mi piace soprattutto ricordare la collaborazione con il Bona, in quanto i ragazzi di varie classi hanno contribuito un po' a tutte le parti della mostra, alla ricerca, alla scelta delle immagini, alla realizzazione dei testi e allo stesso allestimento della mostra fino all'ultimo giorno. E i ragazzi stessi del Bona contribuiranno a tenere aperta la mostra, in particolare nei fine settimana. Abbiamo proprio il piacere di averlo qui con noi ospite e gli abbiamo preparato con gli allievi del Bona queste bellissime, diciamo, tableau, dove è già rimasto colpito perché ha trovato dei documenti che neanche sapeva che esistessero, quindi penso che i ragazzi abbiano già fatto centro con questa mostra. Hanno collaborato molto bene, abbiamo cercato gli atti di battesimo, di matrimonio, abbiamo composto le tavole, scelto le fotografie e hanno anche fisicamente allestito la mostra. È sempre bello stare con i ragazzi e io credo molto nei ragazzi. I ragazzi oggi sono molto svegli, hanno voglia di fare. E forse non so se l'effetto della crisi o che cosa, è un momento che li ritengo piuttosto interessati. Giannad ha portato a Palazzo Gromolosa anche una retrospettiva di Cartier-Bresson, decisamente unica nel suo genere.
La mostra di Henri Cartier-Bresson è la più grande collezione di stampe originali di Cartier-Bresson in mani private. Tutti gli amanti della fotografia dovrebbero venire a vederla sicuramente.